In questi giorni si è parlato molto, moltissimo di un calciatore della Juventus su cui si è diametralmente cambiata idea negli ultimi tempi. Un calciatore che divide il popolo bianconero, che ha fatto innamorare, ma che oggi l'opinione comune è totalmente cambiata. E qualche giorno fa mi sono esposto in merito a questa vicenda, tra l'altro con qualche critica venuta fuori, ma è anche giusto così. Cioè, il bello di certe analisi è anche quella di creare una sorta di dibattito, capire chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, nel rispetto delle opinioni di tutte, di tutti. E si era parlato proprio di Federico Chiesa. Federico Chiesa, calciatore che la Juventus mette ufficialmente sul mercato, e io più volte ho detto: sì, forse Chiesa non è quello del pre-europeo, ma siamo così sicuri che la Juventus vende Chiesa e trova uno più forte? Siamo così sicuri che mandar via Chiesa a 18-20 milioni sia la scelta più giusta? Beh, c'è un colpo di scena. Un colpo di scena legato a degli avvenimenti di questi giorni che hanno un po' fatto pensare. Scopriamo, analizziamo il tutto qui su FCM News Sport, che potrebbe cambiare il futuro di Federico Chiesa. Scopriamolo. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera gratuita, iscrivetevi che è gratis, lasciate like ai contenuti e diteci la vostra qui sotto nei commenti in merito alla situazione di Chiesa. Perché? Perché qualche ora fa in realtà è uscito un post abbastanza enigmatico con Federico Chiesa con la maglia della Juventus dello scorso anno, quindi non quella di quest'anno, che durante un'esultanza che sta quasi a indicare, sta lui stesso indica quasi i tifosi, dopo un'esultanza con sotto i due il simbolo del bianco e del nero, i due pallini bianco e nero. Basta, finisce là. Ed è abbastanza particolare, perché ci sono varie interpretazioni che si possono dare. Oltretutto, quindi è un messaggio abbastanza criptico. Oltretutto, ora dopo è arrivato anche un post. Sapete i classici post sulle varie piattaforme dove si vede i giocatori che alla continassa che escono dagli spogliatoi si vanno a allenare e si viene fatta una domanda. In quel caso la domanda era: chi è il più veloce della squadra? E viene chiesta prima a Vlahovic e risponde Chiesa, e poi proprio a Chiesa che risponde UEA. Alcuni rispondono Chiesa, altri UEA, meno male erano questi due i uomini più rapidi considerati proprio dai giocatori stessi della Juve. Ecco, già la presenza, già questo post, e poi la presenza all'interno di quest'altro post della Juventus, proprio dello stesso Chiesa, hanno fatto riflettere. Partiamo dalla foto. È stata una manifestazione di amore della serie "io sono qua e a me piacerebbe restare", o una sorta di messaggio di addio nei confronti della Juventus, che con i tifosi che hanno sempre dimostrato grande affetto nei suoi confronti, è una sorta di addio, arrivederci. Prima di tutto mi piacerebbe con voi creare un dibattito e quindi aprire l'argomento sotto nei commenti. Cioè, ditemi nei commenti, secondo voi, a primo impatto, quando avete aperto il cellulare, avete visto questa foto, avete visto Chiesa con la mano rivolta verso il pubblico durante un'esultanza col simbolo Juventus, cosa avete pensato? Perché è una cosa non tanto comune quando il giocatore è in procinto di lasciare la propria squadra. È una cosa particolare. È un attaccante che in questo momento è sulla bocca di tutti, perché varie squadre ci stanno interessando. Ve l'abbiamo raccontata la situazione di Chiesa. Ci sono voci del Napoli, della Roma, addirittura del Milan, della Lazio. C'è sempre l'Inter di dietro. C'è sempre dietro l'Inter, con un'attenzione però in prospettiva parametro zero. E io più volte vi ho detto: evitiamo totalmente di mandare Chiesa all'Inter, uno, evitiamo, due, di mandare Chiesa in Italia. Cioè, non vendiamo Federico Chiesa in Italia, tutt'al più diamolo all'estero. Perché se fosse un giocatore mediocre, io vi direi: vabbè, cioè, facciamo un esempio, andiamo sul concreto. Personalmente io, lo sapete cosa penso su, ad esempio, Weston McKennie. Se Weston McKennie va alla Fiorentina, a me cambia poco, perché a mio avviso non è un giocatore in grado di spostare. Anche se lo dovesse prendere l'Inter, è uno di quei calciatori che secondo me c'è o non c'è, è meglio se non c'è alla Juve. Se va in un club italiano, vabbè. Se ci va Federico Chiesa, che oggi siamo tutti lì bravissimi a dire non è più quello del prima del fortunio, ha voluto troppo di ingaggio, questo e quell'altro, tutto bello. Per Federico Chiesa 3 mesi fa tutti lo ritenevamo il giocatore più forte della rosa. Oggi è uno che deve andare via perché
Ecco, vederlo con la maglia dell'Inter non va bene. Vederlo con la maglia del Milan, che ti può strappare anche il secondo posto, non va per niente bene. E secondo me neanche con quella della Roma e del Napoli. Della Napoli perché c'è un certo Antonio Conte che secondo me lo... No, non secondo me, lo voleva già ai tempi dell'Inter. Ora lo vorrebbe al Napoli. E andare a dare un giocatore che può formare un tridente con Kvaratskhelia, Chiesa, Lukaku, no, non glielo si dà a Conte, non glielo si dà al Napoli. Neanche alla Roma, se ci pensiamo, perché la Roma ha già preso Sulè, prende Dybala e prende anche Chiesa. Cioè, la Juventus di qualche anno fa. E vi assicuro che la Juventus, darli tutti e tre, i tre giocatori più qualitativi che ha avuto tecnicamente negli ultimi anni, darli tutti alla Roma, eh no. Perché poi tu giochi con Chiesa, cioè tu regali Chiesa alla Roma, hai dato già un sconto su Lè, hai dato a zero Dybala, dai anche per meno di 20 milioni Chiesa e poi tu giochi con UEA, no, cioè non va bene, non ci siamo proprio. Così come negli ultimi anni hai regalato Chiesa, hai regalato Dybala a zero, l'hai lasciato andare via, discorso di soldi, tutto quello che vogliamo. Ma poi tu con chi hai giocato gli anni dopo? Hai migliorato? Forse l'anno di Maria hai migliorato, ma poi... gli altri anni no, perché hai giocato con gente come McKennie da trequartista, come Morata che non mi sembra superiore a Dybala, come Milik, come Moise Kean, hai preso Caio Jorge, non hai fatto questo grande salto di qualità. Per cui, con tutto che Chiesa, Dybala, i suoi problemi fisici, però quelle 20 partite che gioca all'anno, te le gioca molto molto bene. Detto ciò, io vi dico la mia, perché è giusto anche esporsi, come ho sempre fatto con Federico Chiesa. Io non vi nascondo che per me la speranza mia, non la notizia, non vi riporto notizia, vi riporto una speranza. La speranza è che si possa riappacificare il tutto. Trovare una soluzione, rinnovare, anche con un rinnovo ponte, ma rinnovare, di cui si era parlato tempo fa, e far restare Chiesa in bianco-nero. Trovare una soluzione parlando, io vi ho sempre detto, parlando nella vita si risolve tutto, si può risolvere tutto. E anche tra Chiesa e la Juventus si può risolvere. Perché Chiesa è un giocatore di livello che non va sminuito solo perché viene da qualche mese sottotono. Perché se avessi tu, se fosse la Juventus il Real Madrid con tutti quei giocatori, puoi dire vabbè sì, Chiesa lo vendiamo. Siccome la Juventus non è esattamente ad oggi a livello di rosa, soprattutto in avanti Real Madrid, forse si potrebbe riconciliare il tutto. Beh, lo scopriremo presto qui su Facciamo Mediosport.